io sono il presidente della cooperativa sociale San Giuseppe, una cooperativa sociale di tipo A che lavora nell'ambito sanitario sociosanitario. Noi siamo impegnati nell'ambito dell'RSA, per cui rientriamo nel più ampio spettro dell'assistenza alla persona. La soddisfazione personale consiste proprio nella relazione con queste persone, che non è soltanto un aspetto di carattere sentimentale. Cioè è come se tu riscopri che ciascuna persona, pur con dei limiti evidenti, è una persona che ha una sua personalità, che ha dei suoi desideri, che ha una sua unicità, e tutti i giorni dover tentare di rispondere, metterti in gioco dentro questo rapporto, è per certi aspetti impegnativo ovviamente, però è quello che ti dà soddisfazione, che ti fa desiderare di farlo tutti i giorni. Il 95% delle persone con cui hai a che fare, siano essi anziani non autosufficienti, siano persone con problemi di salute mentale, non guariscono. Ecco, in questo siamo diversi rispetto ad altri ambiti della sanità, dove la soddisfazione è vedere una persona guarita, che torna a vivere. Per cui la criticità è che se tu ti aspetti dei risultati da quel punto di vista lì, alla fine rimani un po' frustrato. E l'altra criticità è che, io lo vedo anche per le mie collaboratrici, non sto parlando solo di me in questo caso, non hai interruzioni. Questo è un lavoro che ti coinvolge. Un percorso professionale che uno può avviare dopo il diploma superiore, che è quello dell'OEPLOS, l'operatore operatrice sociosanitaria, che è la figura di fatto centrale nei nostri servizi, centrale anche in termini quantitativi, di bisogno quantitativo. Ecco, oggi un OS trova lavoro il giorno dopo che ha finito il corso. Noi stessi siamo alla costante ricerca. Se noi su queste professioni non avessimo avuto il contributo di figure che arrivano dall'ambito extra italiano, non so come avremmo fatto a garantire determinati servizi. Stiamo parlando di professioni che uno, come dire, deve sentirsi dentro, Non lo fai per riserva, cioè per riserva nel senso che non trovi altro, non fai quello. Gli suggerirei di lasciarsi guidare in questa fase dal gusto per lo studio. Perché le dico questo? Perché la realtà orientativa al lavoro, a mio avviso, probabilmente nella maggior parte dei casi è successiva. Cioè, tornando al mio settore, non c'è nessuna scelta superiore che può vincolare in maniera assoluta, che so, poi fare un percorso lavorativo all'interno del nostro anno. Di lasciare il più possibile libertà di scelta ai figli. Non è una scelta epocale che segna la vita in questa fase. Far capire quali sono gli ipotetici sbocchi in una realtà socio-economica che sta cambiando, cioè non è più come 40 anni fa quando mi sono diplomato io, cioè qui la realtà cambia, che chi inizia le superiori adesso fra 4-5 anni rischia di trovarsi comunque una realtà socio-economica in movimento che non è più quella di oggi.